Gli alberghi potrebbero essere tra le ultime attività a riaprire, forse troppo tardi per salvare la stagione estiva ormai imminente. Noi siamo totalmente in stallo. Le strutture ricettive abruzzesi, a partire da alberghi, villaggi, campeggi, residence, sono totalmente appesi ad una situazione che non conosciamo. Dobbiamo capire quali sono i regolamenti e se sono stati recepiti quelli che noi abbiamo predisposto. E quindi ad oggi abbiamo alberghi con zero prenotazioni, abbiamo restituito educatamente tutte le caparre. In queste condizioni le strutture alberghiere difficilmente riapriranno. Così molti dipendenti potrebbero venire licenziati. Gli stagionali quest'anno non hanno ancora potuto lavorare a causa del lockdown e questi, non avendo già stipulato in molti casi il contratto per la stagione, non hanno nemmeno diritto alla cassa integrazione in deroga. Secondo Federalberghi, le misure messe in campo finora a sostegno del settore sono insufficienti. Quello che ci spiace maggiormente è non poter riconfermare ad una gran parte dei collaboratori l'opportunità di poter lavorare, l'opportunità comunque di poter esercitare per molti il lavoro che fanno da una vita. A noi può salvarci solamente la cassa in deroga anche per gli stagionali, se la cosa non andrà bene, è il fondo perduto. Perché 25.000 euro sappiamo bene che non sono per tutti, sono in proporzione ai fatturati e comunque si basa sul merito creditizio. Federalberghi Abruzzo si fa promotrice del Pluribond Restart Turismo Abruzzo, ovvero obbligazioni o titoli di debito a breve o medio-lungo termine, bond generalmente emessi da società non quotate in borsa. E questo per avere un canale alternativo da dove reperire liquidità, così come già sperimentato per il turismo veneto e per i Giochi Olimpici di Cortina. La proposta ha già ricevuto il benestare dell'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Il mini bond è un'opportunità interessante che noi abbiamo voluto percorrere per gli imprenditori della nostra regione, perché in un momento di difficoltà come questo, dove comunque degli impegni economico-finanziari indispensabili sia per impegni presi, ma anche per gestire questa emergenza, ci danno la possibilità di poter sviluppare in tempo abbastanza stretto la possibilità di poter accedere a canali di credito alternativi e quindi di liquidità, sia per affrontare la difficoltà del momento che per ripartire. Eventualmente avremo la possibilità di ripartire con dei regolamenti chiari e con delle responsabilità ben precise.